Ecco Pocoyo e Pato. Ciao Pocoyo. Ciao. Stai facendo un disegno, vero Pocoyo? Che bello! Un disegno di Pocoyo e della sua amichetta Ellie. Scommetto che a Ellie farebbe piacere vederlo. Sarebbe fantastico poterglielo mandare, vero? Se qualcuno lo consegnasse a Ellie da parte tua. Ti serve qualcuno che voglia fare il postino per un giorno. Ma chi vuole fare il postino da queste parti, Pocoyo? Nessuno di voi sa indicare a Pocoyo chi potrebbe farci da postino? Pato! Certo! E qualcosa mi dice che vuole davvero questo lavoro. È meglio che tu vada. Hai una consegna da fare, Pato il postino. E così Pato sta per fare la sua prima importantissima consegna a Ellie. La strada è lunga, vero Pato? Bravissimo Pato! Hai appena fatto la tua prima consegna. Già, che bello! A quanto pare ti hanno affidato una seconda consegna. Si tratta di una lettera di Ellie per Pocoyo. Questa idea del postino è proprio divertente, vero? Oh, Pocoyo, che emozione ricevere una lettera a tua volta, vero? Si dice che il modo migliore per ricevere una lettera sia mandarne una. E più ne mandi... Pocoyo! Se mandi così tante lettere, sono certo che ne riceverai molte altre in cambio. Non credo che oggi Pocoyo abbia altre lettere, Pato. Vuole spedire un pacco! Oh, niente Ellie? Certo che quello è un pacco proprio grande. Immagino che sia per Pocoyo. Pato, è un'impresa anche per un postino esperto come te. Mi chiedo cosa contenga una scatola così grande.
È grande quasi quanto è. E fa i suoi stessi versi. Un'altra consegna per te, Pocoyo. Cosa pensi ci sia nella scatola, Pocoyo? Ottima idea, Pocoyo! Lo chiederemo ai nostri amici. Allora, nessuno di voi indovina cosa contiene questa scatola gigante? Ellie! Già, è proprio Ellie! Scommetto che sono state le orecchie a tradirla. Accidenti, Pato sembra piuttosto arrabbiato. Oh, guarda, Pato! Direi che c'è un'altra consegna da fare. Sembra importante. Per chi sarà mai? È per Pato! Un ottimo postino e un amico ancora migliore! Evviva Pato! Evviva Ellie! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Guardate, sono Pocoyo e Lula! Ciao, Pocoyo! Ciao! Ciao anche a te, Lula! Ve la state proprio spassando voi due, eh? Lula! Cos'hai trovato? Un cagnolino! Sì, è un cane giocattolo! Che cosa ha sulla schiena? Bambini, sapete dire a Pocoyo cos'ha il cane sulla schiena? Una chiave! Una chiave! Esatto! Una chiave! Deve essere un giocattolo a molla! Bravo, Pocoyo! Ottima idea a girare la chiave! Continua così! Ci siamo! Ora metti il cane per terra... Ma tu guarda! Bau, bau! Oh.
Abbaia pure! Non è ingegnoso! Oh! Cagnolino! Credo che Lula voglia giocare, Pocoyo. Forse devi caricarlo. È proprio un bel numero, vero? Oh, guarda! Anche Lula ha deciso di esibirsi per te, Pocoyo. Lula, anche il tuo numero è geniale! Oh, non te la prendere, Lula! Pocoyo, temo che qualcuno sia triste. Voi bambini, sapete indicare a Pocoyo chi è triste? Lula è triste! Povera Lula! Beh, mentre tu eri preso dal tuo nuovo giocattolo, credo che lei si sia sentita esclusa. Lula! Lula? Lula, giocare? Ecco, così va meglio! Wow! Non preoccuparti, Lula. Pocoyo vuole molto più bene a te che al suo cucciolo giocattolo. Ah, sembrano proprio divertirsi. A volte basta prestare attenzione ai cuccioli e alle persone intorno a voi, perché tutti si divertano. Evviva Pocoyo! Evviva Lula! Ciao ciao e arrivederci a presto! Ciao, Pocoyo! Ciao! Ciao, Pato! Ciao, Ellie! Cosa combinano oggi i nostri amichetti? Avete sentito? Oh, guardate! È il nostro amico Polpo! Ciao, Polpo! Guardate cosa ha con sé! Sapete dire a Pocoyo, Pato e Ellie cosa porta con sé il Polpo? Una mazza e una palla! Esatto, ha con sé una mazza e una palla. Il polpo sembra aver avuto una grande idea. Una bella partita di baseball. Il polpo è pronto per giocare. Chi va alla battuta? Oh, a quanto pare il primo alla battuta sarà Pato.
Ma non preoccuparti, Pocoyo. Tutti avranno modo di battere. Ellie, anche tu devi aspettare il tuo turno. Povero pato! E ora? Cosa sarà successo? Ah, è il polpo! Si sta preparando a lanciare e... un attimo, credo... sì! Lancia con la tecnica del mulino a vento! Anche il tuo è uno strano modo di colpire la palla, pato! Ottimo lavoro, Pocoyo! Recuperare la palla è un compito importante, soprattutto se ne abbiamo una sola. Ora c'è Ellie alla battuta. Anche lei aspettava il suo turno, ricordi? Ma niente paura, Pocoyo, il prossimo sei tu! Sapevo che prima o poi avrebbe capito come battere. Sta andando... sembra che vada... ma... dove... dov'è finita la palla? Oh, ecco Ronfotto. Forse lui ha visto la palla. Palla! Ci sei andato vicino, Pocoyo, ma... non volete dare una mano a Pocoyo? È la sua palla quella? No! È un uovo, Pocoyo! Questa sì che è bella! Un pupazzo di neve e delle palle di neve! Mi chiedo per quale squadra giochi! Allora, hai visto la palla, Pocoyo? Aspetta! Hai sentito? Cos'è quel rumore? Cos'è stato? Che succede? Mi pare che la palla sia appena atterrata! L'hai vista, Pocoyo? E voi, bambini? Avete visto dov'è finita la palla? Vicino al pupazzo di neve! Palla! L'hai trovata! È proprio lei! Bravissimo, Pocoyo! Poverini! E ora finalmente tocca a Pocoyo battere! Ricorda, Pocoyo, tieni gli occhi incollati alla palla! Battuta! Evviva Pocoyo! Ed evviva il tuo turno! Bene, ora andiamo a prendere la palla. Ciao ciao! Alla prossima!
Ciao Pocoyo. Ciao Pato. Ciao. Avete in programma un picnic oggi? Oh, ho capito! Che bella idea! Ellie adora i picnic! Oh cielo! Ellie sembra diversa, non è vero? Sì, Ellie oggi ha proprio un aspetto diverso dal solito. Qualcuno sa dire a Ellie come mai sembra diversa oggi? Ellie è piena di macchie! Su, 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 su! Tranquilla, Ellie! Ti sarai presa una banale malattia, non preoccuparti! Pocoyo, Pato, non scappate da Ellie. Non c'è da preoccuparsi per le sue macchie. Ellie starà presto meglio se si riposerà restando a letto. Semplice. Credo che Pocoyo abbia un'idea. Oh, grandioso! Se hai bisogno di qualcosa, Ellie, basta che suoni quella campanella e Pocoyo e Pato verranno ad aiutarti. Bene, allora. Così voi due potete andare a fare il vostro picnic. Ascoltate, direi che Ellie ha bisogno di aiuto. Oh, credo che Ellie abbia sete. Ah, sì, ecco fatto. Ora, perché voi due non tornate al vostro... picnic! Oh, di nuovo la campanella! Chissà cosa farà stavolta! Oh, vuole un milkshake alla vaniglia! Congelato al caramello e un ombrellino di carta in cima. D'accordo? Se ho capito bene, Ellie ha bisogno di un annaffiatoio, di uno skateboard, di una radio, di un telefono e di tante altre cose. Direi che stai meglio. Qualcuno sa spiegare a Ellie da cosa capiamo che sta meglio? Non ha
Esatto, non ha più le macchie. Sono sparite. Credo che siano stanchi, Ellie. Sai com'è? Non hanno fatto altro che servirti tutto il giorno. Dove starà andando Ellie adesso? Sì, a quanto pare, alla fine i nostri amici faranno il loro picnic. Sono contento che partecipi anche Ellie. Voi no? Evviva il picnic! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Ciao, Pocoyo! Ciao! Hai un giocattolo nuovo di zecca, vedo! Che cos'è, Pocoyo? Vroom! Qualcuno riconosce il nuovo giocattolo di Pocoyo? Sì, esatto! Aereo! Oh, Pocoyo adora il suo nuovo aeroplanino! Sono curioso di sapere come mai! Oh, forse adesso ci mostra il perché! Anche Ellie vuole provare a far volare l'aereo. Sai farlo volare, Ellie? Proprio così. Devi caricarlo, ma cerca di non esagerare, Ellie. Oh! Aereo! No! Guardate quanto sta salendo! Oh, abbiamo perso l'aereo di Pocoyo! Come facciamo a ritrovarlo se nemmeno lo vediamo? Un telescopio! Che idea geniale, Pato! Guardando in un telescopio si vedono cose che si trovano lontano. Svelto, Pocoyo, guarda nel telescopio! Sembra proprio che l'aereo sia volato oltre l'atmosfera terrestre. Come faremo ad arrivare nello spazio per riprenderlo? Oh, naturalmente, con il Vamoosh!
gli alieni. Non abbiate paura. Oh, che spasso! Ma dov'è il tuo aeroplanino, Pocoyo? Magari gli alieni lo sanno. Aeroplano? Dubito che tu riesca ad arrivare lassù, Pocoyo. E tantomeno Ellie o Pato. Ti viene in mente qualcuno in grado di farlo, Pocoyo? Non lo so, forse... forse qualcuno di molto elastico. Vedete qualcuno in grado di allungarsi fin lassù? E di aiutare Pocoyo a recuperare il suo aereo? L'aereo! Sì! Il nostro nuovo amico alieno ce l'ha fatta! Evviva! Oh, credo che gli alieni vogliano dire qualcosa. Facciamo una festa? Sì! Splendida idea! Cercando il suo aereo, Pocoyo ha trovato anche dei nuovi amici. Che bella cosa! Ciao ciao, alla prossima! Scusate, per caso avete visto Pocoyo? Scusate, per caso avete visto Pocoyo? Ok. Posso chiedervi perché stiamo sussurrando? Ah, Pocoyo! Delle decorazioni. Volete decorare Pocoyo? Una torta. Oh. Forse gli amici di Pocoyo stanno organizzando qualcosa per lui. Qualcosa in cui c'entrano una torta, dei cappellini, balli e palloncini. Avete indovinato cosa stanno organizzando gli amici di Pocoyo? Una festa! Una festa? Ma oggi non è il suo compleanno? O sbaglio? Allora perché gli organizzate una festa? Ci sono! Forse per dimostrargli che lo considerate un amico speciale? Oh, non vedo l'ora di dirlo a Pocoyo! Cosa? Che c'è che non va? Oh, non volete che lo dica a Pocoyo? No! Un attimo! Forse ho capito!
Deve essere una sorpresa! Ecco Pocoyo che arriva! Non preoccupatevi, andate a finire i preparativi, mentre noi cerchiamo di distrarre Pocoyo. Ecco, ciao Pocoyo! Ciao! Stai forse cercando qualcosa? Davvero? Amici! Volevo dire, stai cercando i tuoi amici? Beh, io certo non li ho visti, no, neanche uno! Amici? Visto che non ci sono, magari nel frattempo possiamo... Pocoyo? Meglio andare ad avvertire i suoi amici che Pocoyo li sta cercando. Oh, guardate! Pato e Rompotto stanno preparando una torta. Usano latte e uova. Oh, perbacco! Pato, Rompotto, sta arrivando Pocoyo! Sì, ma guarda tu! Uova, latte e una scodella! Mi chiedo cosa ci stia facendo Pato. Probabilmente niente. Amici! Non c'è nessuno, visto? È inutile cercare qui intorno. Perché non ci facciamo una bella passeggiata e... Ellie! Oh, caspita! Ci è mancato poco. Niente paura, è andato via. Oh, Pato, attento! Pocoyo, cosa ci fai ancora qui? Non eri andato da Ellie? Ellie! Per un pelo. Forza! Corriamo ad avvisare Ellie prima che Pocoyo la raggiunga. Ellie e Lula stanno preparando le decorazioni per la festa. Ellie, appena in tempo! Svelta, sta arrivando Pocoyo! No, Pocoyo, non ci sono elefanti qui. Se n'è andato. Oh, non vedo l'ora di fare questa sorpresa a Pocoyo. Amici? Oh, e adesso che cosa succederà? Amici! Non prendertela, Pocoyo! Qualcuno sa dire a Pocoyo dove può trovare i suoi amici? Dietro di te! Non c'è niente di meglio di una festa a sorpresa per dimostrare a un amico che gli vogliamo bene! Evviva Pocoyo! Evviva le sorprese! Evviva gli amici! Ciao ciao, alla prossima! Guardate, ecco Pato e Pocoyo.
Ciao, Pocoyo! Ciao, Pato! Ciao! Con cosa giocano? Qualcuno di voi lo sa? Una palla! È una palla! Sì, una palla! Ed è anche molto bella! Così rossa ed elastica! È nuova? Direi che anche a Ronfottino piace la palla! Ciao, Ronfottino! Ah, non c'è niente di più bello di una palla nuova nuova, vero? Pocoyo, Pato, credo che Ronfottino voglia giocare con voi. Povero Ronfottino. Pocoyo e Pato pensano che sia troppo piccolo per giocare con la loro palla. Ahimè! Cosa intendi fare ora, Pocoyo? Dove si sarà cacciato? Qualcuno sa dire a Pato e Pocoyo dov'è Ronfottino? È sull'albero! Oh no, è volato via! Ora come farete a riavere la vostra palla? Bella trovata, Pocoyo! Il Vamoose! Pocoyo. Oh cielo, non piangere, Ronfottino. Pocoyo e Pato.
cosa dovrebbero fare per ridare la felicità a Ronfottino? Farlo giocare! Visto? Esistono cose più belle che avere una palla nuova. Ad esempio, far felice un amico. Bene, direi che tutti e tre si stanno divertendo un mondo. Evviva Pocoyo! Ciao, alla prossima! Pocoyo. Ciao, Pocoyo! 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 No! No cosa, Pocoyo? No, Pocoyo! Non sei Pocoyo. Beh, allora chi sei? Qualcuno sa dirmi chi impersona oggi Pocoyo? Oh, capisco! Il mantello, la P, sei un supereroe! Super Pocoyo! Super Pocoyo! Accidenti! Wow, sei proprio un supereroe, Pocoyo! Pato, forse Pocoyo vuole che giochi con lui. Super Pocoyo e Super Pato! Allora, qual è la prima missione di Super Pocoyo? Super Pocoyo aiuta amici! Oh, che idea meravigliosa! Wow, Super Pocoyo usa la sua super vista per scorgere chi ha bisogno del suo aiuto. Bloccato? Beh, io non sono certo che sia proprio... Credimi, Pato, Pocoyo è un supereroe. Sa quello che fa. Super Pocoyo! Hai trovato qualcun altro che ha bisogno del tuo aiuto? Lula?
Veramente Ellie sta solo facendo un riposino. No! Ellie è incastrata! Super Pocoyo! No, Ellie, credo che Pocoyo cercasse solo di... Non vedi che Pocoyo fingeva di... Accidenti, Pato. Temo che Pocoyo non si senta più tanto super ora, non credi? Forse dovresti consolarlo. Pato? Oh, Pato! È colpa del cappello! Aiuto! Pato non vede dove cammina! Oh, deve esserci qualcuno che possa aiutare Pato! Avete in mente qualcuno che possa aiutare Pato? Super Pocoyo può aiutarlo! Ottimo lavoro, Pocoyo! Alla fine hai proprio avuto una super giornata! Evviva Pocoyo! Ciao ciao! Alla prossima!